Ciao a tutte, bentornate di nuovo sul mio canale oppure benvenute se per voi è la prima volta e oggi abbiamo prodotti finiti e già vi devo dire che ci sono tantissimi prodotti finiti, quindi restate qua che iniziamo. Inizio con i profumi, l'acqua di colonia, meglio detto, perché io i profumi non è che utilizzo. Inizio con questa che è innanzitutto la mia preferita. Questa è l'acqua di colonia Hermès, ok? Sempre orange verde, perché poi ci sta un'altra che è orange verde concentrata, però quella è troppo troppo diversa questa. Se vi piacciono le profumazioni molto fresche, vi consiglio questa e poi anche ha una durata nel corpo abbastanza, diciamo, lunga. Alla fine della giornata, dopo 8 ore, ancora la senti, diciamo, addosso. Forse sono io che mi metto tantissima, però davvero è una fragranza molto fresca, vi consiglio tantissimo. E poi continuo con altre due fragranze, però sempre per la casa. Questo soprattutto lo potete trovare sempre su Amazon, ok? Però è una cosa, diciamo, una casa, per dire così, sempre spagnola, ok? Sto parlando della Sereria Moya. La Sereria Moya è conosciuta soprattutto per tutti i tipi di candele, ok? E hanno fatto profumi per la casa. Questo è l'spray sempre al raspberry e vaniglia, ok? Questo è l'ambientatore in spray che lo utilizzo innanzitutto per il bagno, totalmente finito. Credo sia da 100 ml, sì, giusto, 100 ml. E poi la mia fragranza preferita è questa che la utilizzo per tutta la casa. Stiamo parlando che è la Tea Lemon Grease. Lemon grease, no, lemongrass, ok? Anche da 100 ml e questa ha una fragranza buonissima, super fresca, quasi quasi sembra che sto indossando questa della Hermès per tutta la casa. Super consigliata questa. E poi da questa sempre hanno i diffusori con i bastoncini, ok? E questa è, diciamo, la ricarica per mettere nel diffusore con i bastoncini, sempre di lemongrass, che non si vede però. Un attimo, eccolo qua l'ambientatore con i bastoncini, ce l'ho qua, ok, nelle scaffali questo, ok, però intorno della casa ci sono tantissimi così e mi piace innanzitutto, è molto più economico comprare questo, ok, e fare la ricarica. E niente, molto consigliato questa profumazione per la casa perché davvero si sente una casa bella, diciamo profumata, sempre a pulito, fresca, molto come mi piacciono a me i profumi, ok? Quindi molto molto consigliato. Continuo con questi integratori della Weide per i capelli, sono beauty per i capelli, per la pelle e poi per le unghie, con biotin, Q10, acido ialuronico, non contiene zucchero, ok? E tra l'altro hanno, non so, 2-3 calorie. E queste caramelle a forma di cuoricino. Mi dispiace moltissimo, però questo non funziona e non fa assolutamente nulla. Parlo per me, non mi è funzionato e non ho visto nessun cambio neanche nei capelli, nelle unghie, neanche del viso. Quindi, insomma, da sapore sono buoni, però niente altro. Più integratori? Sì, ci sono più integratori. Questo me lo aveva consigliato il dermatologo per questo fatto che ho qua, diciamo, ho la pelle, diciamo, normale, ok? Però c'ho nella parte della guancia, questa parte di qua, come la pelle un pezzo, ok? Come molto secco. Mi aveva consigliato di prendere questo, che sono pilloline, ok? Sempre per la pelle secca, qua lo indica. Questo lo trovate su Amazon, infatti io nella farmacia non l'ho trovato e ho pensato che vado su Amazon, che sicuro lo trovo. E guardate perché il dermatologo mi aveva detto che almeno devi stare come 3 mesi provandolo per vedere un risultato. Sono stato tantissimo tempo. In ogni scatola ci sono 60 pilloline, ok? Qua dice che contiene omega 3, vitamina E, è tutto naturale. E già vi dico, 60 e 60 sono 120. E poi sicuramente ho buttato anche qualche scatolina in più. E questo già vi dico che è stato lo stesso che quello della Weider. Non ho visto nessun risultato, non ho visto nulla. E quello che ho qua si è ridotto sempre grazie a un altro prodotto, però a questo no. Quindi questo niente consigliato.
E continuando con cose che non fanno assolutamente nulla, vi devo parlare delle filiali dell'ISDIN. Sì, queste filiali effetto lifting, effetto flash lifting, erano 5 o 6 filiali e già vi devo dire che purtroppo questo non ha fatto nulla, non c'era nessun effetto lifting. Era come mettersi un siero, per dire così, nel viso, ma niente altro, quindi non faceva questo effetto lifting, per quello lo avevo acquistato. Questo già vi dico che ho buttato i soldi. Continuando con filiali, in questo senso questa sì che ha fatto il suo lavoro. Questa non era effetto lifting, questa della Roche-Posay, ok, era con acido ialuronico, erano 7 filiali e assolutamente dico sì. Ho comprato il siero anche questo, ok, però in barattolo in barattolino, ok, e vi devo dire che sono più innamorata da questo che non il siero in barattolo. Per me hanno diversa cosa, perché mi funziona molto meglio la filiale che non il barattolo, quello, questo è lo stesso però in barattolo, non so perché, però la filiale noto che mi idrata in profondità la zona che vi ho parlato, ok, anche tutto il viso, poi questa parte della fronte la ho anche molto secca al tatto e abbastanza rugosa, ok, e questa, diciamo, filiale me l'ha idrata in profondità. Però ho tornato a comprare queste filiali perché realmente fanno il suo lavoro all'ora di idratare in profondità il viso, super super consigliate. E continuo adesso con le filiali effetto lifting. Adesso vi devo mostrare due, ok, qua non ci sta, non c'è nulla, però questo lo sto utilizzando davvero. Questo ho la scatola grande che ci sono penso che 10 o 12 filiali, ok, questo mi piace un sacco. Questo l'ho comprato che erano così singole, ok, per provarle sempre su Primor quando faccio lì gli acquisti online e con tantissime cose di profumeria, e questo veramente fa il suo lavoro. Questo è e flash effect, fa un effetto di tensare la pelle, dice che apporta anche luminosità e veramente si vede all'istante. Questo ve lo consiglio tantissimo. Questa filiale ha 2 ml, che pensate, ok, questo niente, faccio così poi mi finisce. Questo a me mi dà, questa filiale da 2 ml, mi dà per almeno 2 o 3 giorni. All'istante troverete la differenza. Soprattutto se avete provato queste, troverete la differenza pazzesca. Molto consigliato, poi idrata in profondità il viso, è davvero che il prezzo è abbastanza economico. Stiamo parlando che questa da sola costa come 60 centesimi, ok? E la scatola grande penso che ho pagato, mamma mia, molto meno di 20 euro, però moltissimo meno di 20 euro. Continuo con crema viso, questa crema viso della Cetaphil, non so come si dice in italiano, come sarebbe, ok? Io la chiamo Cetaphil, ok? Va bene, questa porta acido ialuronico, questa l'ha consigliata anche il mio dermatologo, soprattutto per idratare questa zona che vi ho detto che ho abbastanza secca, e poi anche la fronte, e veramente mi piace un sacco, ma sempre così, questo barattolo così, perché poi ci sono d'altri, sono adatti per il corpo e anche per il viso, no, questo è solamente per il viso e sempre per le pelle molto secche, quindi molto consigliato davvero. E il posto dove lo sempre trovo a un prezzo ottimo sempre è su Amazon, perché questo nella farmacia non lo trovo mai, quindi prodotto molto ottimo per quelle che abbiamo la pelle molto secca. Il resto del viso, che anche l'applico lo stesso, ok, mi funziona molto bene. E adesso continuo con le creme solari, sempre per il viso, ok? Però queste le utilizzo durante tutto l'anno. E prima di tutto questa della Bioderma, ok? Sempre protezione più 50. Questa innanzitutto devo dire che sì, sta super bene, sono le mie preferite, però ti fa un po' l'effetto mozzarella, l'effetto Casper, quindi quando la metti nel viso, quando la applichi nel viso, diciamo che la devi e mettere bene, perché all'inizio ti viene tutto il viso bianco, quindi per me quello è l'effetto Casper, ok? Invece questa non fa l'effetto Casper, questa è la Helio Care 360, questa è una delle mie preferite,
Adesso sto utilizzando d'altre perché per cambiare un po', però questa è senza olio. Questa invece il colore della crema è come se fosse colorata, come se fosse incolore, meglio detto, perché ha, diciamo, il colore marrone. Però niente, tu le applichi normale e niente, si estende molto bene, super ottima tutti. Anche ancora che siano queste uguali, però super ottime. E io vi dico, questo lo utilizzo tutto l'anno, tanto in estate come tutto l'anno. Nuvoloso o non nuvoloso, sempre esco di casa con la mia protezione 50. E adesso continuo con la mia acqua micellare, tanto per struccarmi, per pulirmi il viso, per tutto. Mi piace un sacco, questa me l'aveva consigliato già il mio dermatologo quando ho iniziato a avere un pochino di rosacea. Quindi questa mi piace moltissimo, la utilizzo sempre, quindi con rosacea o senza rosacea, quindi questa mi piace. Già vi dico, la utilizzo da fa perlomeno 12 anni e non la posso cambiare. La utilizzo, questa è un'acqua che sono super super fidele, mi piace moltissimo e no, già vi dico, non la posso cambiare, non esiste proprio che io possa cambiare questa acqua micellare. Bioderma per le pelle sensibili, però poi ho scoperto una che ha il tappo blu, ok, che la idrovio, una cosa del genere, che è per idratare in profondità il viso, e questa la voglio soprattutto provare perché sempre dalle stesse, diciamo, pelle sensibili, però per idratare il viso. Però già vi dico, sempre ho questa a casa. Questo è il barattolo più grande, è da 500 ml, e il prezzo a volte, tante volte lo compro, dipende, nella farmacia o nella profumeria, perché nella farmacia al solito vengono tutte e due, perché a volte è conveniente. Adesso continuo per la pulizia del viso, continuo con questo, sempre della Bioderma, la stessa linea, ok, per le pelli sensibili. Questo vi devo dire che è troppo 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 delicato, pulisce in profondità, diciamo, il viso, però per me è come troppo delicato. È da 200 ml, diciamo che la sua fragranza è molto normale, quasi non si sente nessuna fragranza, praticamente a nulla, non so molto bene come definirlo. Lo consiglio, sì, lo posso consigliare, è un prodotto ottimo, però adesso io devo utilizzare un altro che mi crea, che mi dà, diciamo, questa idratazione che ho bisogno. Adesso continuo con Olaplex, sono super super contenta. Il shampoo numero 4 e poi la maschera per i capelli, ok, numero 8. Vi devo dire che tutti e due super bene, ok? Però innanzitutto quello che mi sta piacendo moltissimo è il shampoo, non lo cambio ancora per nessun altro perché mi pulisce in profondità. Guardate che il prezzo, diciamo che è costoso, ok? Però ti metti una gocciolina qua, davvero una gocciolina, e ti dà per tutto i capelli, fa tantissima schiuma, ti pulisce in profondità i capelli e poi mi fa quel, diciamo, effetto, per dire così, che tante altre non mi hanno fatto, e anche costosi, voglio dire. E io ho il problema dei capelli perché ho i capelli secchi, poi ho i capelli crespi e poi con l'umidità i capelli sembro, mamma mia, il leone della selva, ok? E devo stare sempre anche con l'asciugacapelli, con il phon, ok? E anche con la piastra, però ugualmente quando hai i capelli così un po', diciamo che con l'umidità si gonfiano, per molto che tu utilizzi la piastra, alla fine c'è tantissimo caldo e i capelli rimangono così, ok? Quello mi ha controllato molto bene questo effetto, il shampoo della Olaplex, e per quello vi lo consiglio tantissimo. Qua solamente vi mostro uno, però sicuramente che ho buttato un altro perché non lo capisco, perché l'ho utilizzato tutto questo anno. È veramente un prodotto super ottimo che vi consiglio tantissimo. 250 ml, è un prodotto costoso, però fa il suo lavoro al 100%, quindi vi lo consiglio tantissimo. E poi la maschera. La maschera per i capelli, vabbè, sono 100 ml, ha un formato, come vedete, così con questo diffusore, che se ti rimane un pochino di maschera qua, non puoi andare a fare nulla, perché questo come lo devi rompere, è impossibile. La maschera
Sì, diciamo che sono contenta, sono abbastanza soddisfatta con questa maschera perché veramente ti lascia i capelli lisci nel tatto, ok? E poi anche aiuta a controllare i capelli crespi. E anche quando passi giustamente il pettine si pettinano molto bene, questo anche con delle altre maschere va bene, ok? Però questa maschera devo dire che per il prezzo che ha, forse adesso ne ho un'altra nella doccia, però quando finirò quella comprerò d'altre che credo che la funzione di idratare sarà molto più evidente che non questa, ancora che questa, il tempo che l'ho utilizzato mi è andata benissimo. Però penso che e ho visto da altre maschere che mi possano aiutare molto a controllare questi capelli crespi che ho, che Dio mi ha fatto così. Ok, mi ha fatto con le orecchie piccoline, che io ancora che faccia così, i capelli così mi rimangono 2 secondi, e anche mi ha fatto con i capelli crespi. Quindi pazienza. La prossima cosa che vi mostro, sempre prodotto italiano 100%, che solamente si trova in quella regione. Sto parlando dall'Umbria, ok? Sono stata l'anno scorso per 2 settimane per imparare il mio italiano, ok? Come faccio da tantissimo tempo che me ne scappo sempre in Italia per poter fare le classi di italiano e poi anche per giustamente fare la turista, ok? Mi mancava conoscere Umbria. E sono stata ad Asisi perché lì c'era la scuola, ok? Vi lascio qua i vlogs, ancora che i vlog sono sempre in spagnolo, però già vi dico, ci sono tantissime perché sono stata 2 settimane, ok? Ho voltato un po', girato, meglio detto, un po' intorno, sono stata a Perugia, ok? Io la base, quindi l'appartamento, stava sempre ad Asisi, e poi sono stata in Spelo, ok? In Spelo giravo, veramente Spelo mi è piaciuto un sacco, davvero un sacco. È molto molto pulito, molto carino, tutto bello curato il paese. E poi io vedevo la pubblicità acqua di Spelo, acqua di Spelo, dico cavolo sarà questo. Poi scendendo, che ero sopra il paese, poi scendendo a piedi vedevo questo negozio, e in un negozio più o meno a metà, per dire così, a metà strada, ho visto e ho detto vado a entrare. Sono entrata perché veramente la profumazione mi è tirata tantissimo. Ok, e niente, tutto questo per dirvi che ho finito questo, ok, che sarebbe la crema corpo e il bagno doccia. Wow, ragazze, davvero mi è piaciuto un sacco e sono contenta perché da questo posto, acqua ai fiori di Spelo, ancora mi inviano la pubblicità sulla email, ok? E poi posso ordinare tranquillamente perché fanno l'invio alla Spagna, quindi questo sicuramente ordinerò presto perché veramente questo mi è piaciuto un sacco. Ok, prima di tutto bagno doccia. Il bagno doccia, questo mi è piaciuto moltissimo, però era troppo, diciamo, liquido. Questa era la unica cosa. Quindi se lo mettevo nella mano per fare così non andava bene perché era troppo liquido. Invece se lo mettevo sulla spugna andava ottimo. Mamma mia, la fragranza super delicata, diciamo floreale, però delicata, veramente super consigliato, ancora che il prodotto, già vi dico, era super liquido. Ok, però quello che mi è piaciuto di più è stata la crema corpo. Questa crema corpo che tra l'altro era abbastanza, diciamo, non era liquida, quindi era crema corpo, però niente liquida, abbastanza spessa. Ok, spessa. Abbastanza non liquida, va bene la parola? Mamma mia, ok, la cercherò, però la state vedendo qua sotto quello che voglio dire. Idrata in profondità, ok, e poi si sente la profumazione non solamente quando esci dalla doccia, se no quando passi la giornata. Veramente la fragranza con questa crema nel corpo addosso. Veramente buonissima, mi è piaciuto un sacco. Avevo comprato sempre lo stesso per mia sorella, ok?
Ok, e poi anche avevo comprato le borsettine piccoline, che tra l'altro c'era qualche promozione, se compravi questo con quell'altro, e adesso vi lo mostro. Le borsettine che vi sto parlando, eccola qua, qua dentro, qua adesso niente perché porto diciamo le cose, gli assorbenti, dolcificante, le pillolине, questo sempre lo porto con me nella borsa perché è così piccolo e bellissimo. Ok, qua dentro c'era la crema corpo, una saponetta e un spray profumato. L'spray profumato non è, diciamo, che sia del mio piacere, non so, non è del mio stile, meglio detto, perché è troppo, troppo profumato e si sente come un profumo, quindi non è così molto fresco, ma non succede nulla. Lo conservo così come di ricordo, no? Per dire così. Poi c'era questa, la saponetta, e poi anche c'era la crema per il corpo, piccolina, mamma mia, questa crema per il corpo mi piaceva un sacco. E poi quando è stato a Madrid, credo, a Madrid per il concerto dei Guns N' Roses, ok, mi sono portata questa nel beauty e la sono finita lì, ma ho conservato il barattolino vuoto per mostrarlo adesso. Ok, quindi super ottimo. Solamente si può trovare sempre in Umbria, non so se in tutta la regione o solamente ad Espelo, e forse ad Asisi anche c'era, ma non so perché, ma ad Asisi, guardate che ho girato per 2 settimane e ad Asisi non ho visto questo negozio, quindi è troppo strano, lo so. Non so, forse perché faceva tantissimo caldo, andavo sempre agli stessi posti, non so, può essere, ok? Però come vi ho detto, questo lo potete trovare sempre online, quindi davvero che per fare un pensierino ancora hanno queste piccole, mamma mia, è un pochino sporco, ok? Ancora hanno questo. E questi pensierini così ancora ci sta nella pagina web, ok? E non so, vi consiglio moltissimo, soprattutto già vi dico, ancora che sia liquido, il gel doccia veramente buonissimo, l'esperienza sotto la doccia, e poi anche la crema per il corpo, quindi acqua d'Espelo super 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 consigliato. Ok, adesso continuo. Dopo di questo, continuo con questa maschera viso, solamente la parte di qua degli occhi, ok, della Lancôme. Questa devo dire che è una maschera costosa, va bene? Sì, è costosa, stiamo parlando 7-8 euro, è costosa, però funziona super bene. Guardate, meraviglia assoluta, si vede super levigato questa parte di qua, si vede come una pellicola, diciamo, che ti ridurre completamente le rughe del contorno occhi e ti illumina la zona. È in idrogel, quindi è super ottimo averlo sempre nel frigo, ma soprattutto se alla sera abbiamo qualche cena così con gli amici o con chi sia, ok? E questo te lo metti prima di truccarti, veramente è una meraviglia. E questo è super ottimo e vi lo super 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 consiglio. La prossima cosa che vi mostro sono dentifrici e sbiancanti, ok? Questo lo trovate sempre su Amazon, però questo è troppo costoso, stiamo parlando che siano 14 euro prima, perché adesso su Amazon ho visto il prezzo fino a 19 euro. E sinceramente, comprare uno sbiancante che sì che funziona, perché questo funziona super bene, ma non solamente comprando uno, se no utilizzandolo quotidianamente, giorno tra giorno e mese tra mese, questo sì che funziona, però 19 euro mi sembra troppo eccessivo per un dentifricio. Però funziona e è ottimo, ok? Però ho trovato la parte più economica del dentifricio e sbiancante che sì che funziona, e questo della Pivita, ok? Questi sono uguali praticamente, ma il packaging è diverso, però praticamente ha la stessa funzionalità. È sbiancante, non ti crea, diciamo, un po' di sensibilità nei denti, no, questo non esiste proprio. Lo potete utilizzare tanto al pomeriggio, al mattino e alla sera, tutte le volte che volete, ok, sempre quando giustamente vi pulite, vi lavate i denti, ok? Si vede qualche cambio, Sara, davvero? Sì, si vede, almeno mezzo punto o un punto ti scende, diciamo, la tonalità, però lo devi
devi essere insistente e devi essere soprattutto non insistente, se no devi utilizzarlo come il tuo dentifricio che utilizzeresti al mattino, voglio dire, quello lo utilizzo sempre da tantissimo tempo fa, già ormai quasi 2 anni, no, 2 anni forse no, forse 1 anno sicuro, 1 anno e mezzo. Lo più importante è che è un prodotto, diciamo, come naturale, ok? Perché non ti crea questa sensibilità nei denti che altri sbiancanti sì ti possono creare. Questa invece, io vi dico, la utilizzo al mattino e la utilizzo alla sera. A volte alla sera utilizzo d'altra. Un'altra, la Oral-B, ok, solamente per cambiare un po', però sempre al mattino faccio, mi lavo i denti con questa e vi la consiglio tantissimo perché realmente funziona e fa quello che dice. Questo video sarà lunghissimo, però più prodotti finiti, sempre della Rituals, niente di che. Ritual of Mer, per me è il mio preferito, questo arancione, sapone per le mani, mi piace un sacco. Per me è il mio preferito, quello in colore rosso, anche il mio preferito. Se devo scegliere due, ad esempio, perché uno è difficile, però scelgo questo arancione e scelgo quell'altro in colore rosso. E poi questi piccolini di 50 ml e il gel schiuma doccia. Questo è stato un regalo, quindi bene, sì, non è male, non, neanche ricordo la sua profumazione. Sì, però no, non lo comprerei, non lo acquisterei. Questo è stato un regalo ad acquistare così, né? Ok, e questo che è stato un regalo di Natale, non da questo Natale, penso che dall'altro, direi. Non è male, Ritual of Karma, questo diciamo che sì, è una profumazione buona, però ho due preferiti, quindi non sarà una cosa da acquistare io, però questo ad esempio, l'esfoliante per il corpo mi piace moltissimo, così in tamagno, in misura piccola, 50 ml, ancora lo ho nella doccia perché veramente si sente che sfolia e mi piace anche la profumazione, però se io devo andare al negozio a comprare qualche profumazione non sarà questa. Però non è male. Quindi il rosso che vi stavo parlando era la linea di Ritual of Ayurveda e lo so perché ho qua la candela, questa candela che ancora si sente la profumazione. Wow, mamma mia, guardate perché non c'è nulla, quindi è totalmente esaurita la candela. Mamma mia. Questa innanzitutto è la mia preferita insieme a questa fragranza, davvero. Wow, ancora che non c'è assolutamente niente, quindi la candela è totalmente esaurita e non esaurita, non c'è niente di cera, ok? Si sente la sua profumazione. E già vi dico che fa tantissimo tempo che ho finito questa candela. Cosa che questa è la mia preferita e si sente moltissimo la sua profumazione, tanto accesa come spenta. E adesso guardate, quando è totalmente finita, si continua sentendo la sua profumazione. E fino a qua il video d'oggi, spero vi sia piaciuto moltissimo questi prodotti finiti. Se così, non vi scordate di lasciare un mi piace grande. E se ancora non vi siete iscritti al canale, già sapete che qua sotto sta il bottoncino. E niente, noi ci vediamo molto presto in un altro prossimo video. Mua! Arrivederci!